Amici di Foggia Gol, non facciamoci troppo la testa. Abbiamo affrontato nelle ultime tre partite tre delle squadre più forti del campionato. La prima si permette di avere in panchina un certo Evacco che poi entra e diventa decisivo. La seconda si trova al secondo posto, superando la squadra che era la strafavorita per vincere il campionato. La terza è probabilmente la squadra che in tutta la Serie C è la più attrezzata, è la meglio organizzata, insomma, la più forte di tutte le squadre, credo, dei tre gironi, se la gioca forse con il Padova. Ciò non significa che posso essere contento di una prestazione come quella vista ieri, però è anche vero che il Foggia nel primo tempo è riuscito a tener testa alla capolista, mentre nel secondo tempo ha messo un po' i remi in barca. È prevalsa il tasso tecnico della squadra di Lucarelli. C'è un giocatore Faietti che è straordinario, che riesce a rendere semplici delle cose per i più complesse. Quindi possiamo dire tranquillamente che il Foggia è nettamente inferiore a queste tre squadre e l'ha dimostrato. Avevo chiesto un riscatto dal punto di vista della prestazione rispetto alla debacle contro l'Avellino, partita veramente inguardabile sia nel girone d'andata che nel girone di ritorno, tra l'altro. C'è stata parzialmente. Ovviamente davanti avevamo una squadra di una categoria superiore, ma io ho visto un Foggia in crescita. Poi ci sono tanti errori individuali, c'è una difesa ancora sotto accusa, c'è un centrocampo dove vedo un Rocca un po' svogliato. Una prestazione sicuramente non all'altezza delle sue potenzialità, un Curcio in involuzione, un D'Andrea che si è dimostrato molto leggero nella partita di ieri. Nel primo gol, diciamo, è partito da un errore della sua sponda, ma poi è stato poco incisivo davanti. Tornato Fumagalli, che è stato autore di una prestazione ottima, direi, è riuscito comunque a limitare i danni. E ora c'è il Bari. Il Bari, sicuramente il Foggia nel girone d'andata iniziò il suo campionato con il Bari, a differenza di quanto disse il presidente, che diceva che il campionato iniziava dopo Bari, mentre la squadra di Marchionni ha risposto sul campo con una prestazione perfetta. Una vittoria meritata, seppur su rigore. Ora c'è appunto il derby. Dobbiamo mettercela tutta, dobbiamo tirar fuori l'orgoglio, dobbiamo sudare la maglia. E in questa settimana c'è anche un'altra partita che si gioca invece negli uffici. È il passaggio, pare ormai definitivo, delle quote dal presidente Felleca alla socia Pintus. Staremo a vedere. Qui Parigi, a voi Foggia.